Ciao, ed eccoci qui per un nuovo vlog. Questo vlog lo inizio dalla macchina perché sono appena stata in pasticceria a prendere un panettone che non ho mai assaggiato. È con nocciole e cioccolato, però ve lo faccio vedere. E visto che c'ero, ho preso anche le sfogliatine. Vi devo dire che tra panettone e sfogliatine mi sembra di non aver speso eccessivamente, visto che il panettone è di pasticceria. E visto che però sono quasi le 15:30 del pomeriggio, mi sembra che come giornata sia alquanto cupa, scura, diciamo, ci manca il sole, la luce del sole. Questo qui sarebbe il panettone, che è fatto così, c'ha le nocciole e il cioccolato sopra. Poi qui come ingredienti c'ha la scorza di mandarino candito e cioccolato gianduia. Dovrebbe essere alquanto buono come panettone. Vi dico che forse questa è una novità, che non ho mai assaggiato il mandarino e il mandarino, la gianduia e un panettone. Mentre di qua ci sono le classiche sfogliatine, perché questo sto quasi quasi pensando di tenerlo per le feste natalizie, perché in dispensa c'ho quello delle Tre Marie, quasi quasi tengo questo, perché questi sarebbero gli unici due panettoni che ho per il momento, per cui Perla del Sud e questo nuovo che ho preso. Però visto che questo è di pasticceria, ha la scadenza anche a gennaio, febbraio, marzo, a fine marzo, quasi quasi sto pensando che questo tenerlo proprio per le festività. E questo qui, se ho voglia di un panettone, in anticipo apro questo. Volevo farvi vedere che qui sta nevicando. E comunque cioè, sto anche aspettando un pacco adesso, non so, perché da ora che nevica, quando che dovrebbe arrivare il pacco, dovrebbero passare 3 ore, per cui non so se il pacco mi arrivi oppure no. Ho aperto anche la finestra qui dello studio e la situazione è sempre uguale. Forse pensavo che tra una finestra e l'altra cambiasse qualcosa. Cioè, vi dico che sono veramente preoccupata per il discorso del pacco, se mi arriva oppure no. Attenzione che si sta chiudendo. Beh, c'è anche un po' di vento. Il pacco è arrivato, ha smesso anche di nevicare e non vi faccio vedere cosa, se siete curiosi, perché l'avrete già visto nel video acquisti del Black Friday, perché io questi vlog non è che li registro oggi e ve li carico domani perché non ce la faccio, per cui sono avvantaggiata di 8-10 giorni che io li preparo già registrati e poi giorno per giorno li scalo in modo che voi le vediate. Comunque quello che ho ricevuto non ve lo faccio vedere proprio per questo motivo, perché l'avrete già visto, e faccio vedere il pranzo di oggi. Nell'ultimo svuota la spesa vi avevo fatto vedere che avevo preso il pasticcio e oggi è proprio la giornata di farlo. Lo scaldo al microonde, poi ci grattugio sopra un po' di grana e questo è il pranzetto di oggi. C'ho le luci accese come se fosse sera. Tornando sul discorso che vi dicevo che mi è arrivato un pacco, ho deciso di farvi vedere un po' di retroscene di quello che del video che avrete già visto della haul di Black Friday, Cyber Monday, di tutti gli sconti. Comunque, questo qui è quello che io vi appoggio qui, per cui non vedete tutto questo disastro. Comunque, questo sarebbe il disastro qui sotto degli ultimi acquisti che ho fatto beauty e che vorrei registrare il video, ma sto aspettando. Questo è quello che mi è arrivata, che sarebbe la palette di Givenchy, che se riesco ve la rifaccio vedere, che come sicuramente spero di ricordarmi di dirvi anche nel video, è la prima volta che prendo qualcosa in fatto di palette da questo brand.
comunque è molto confezionata. Ed eccola qui la palette, se riesco con una mano, no, vi devo appoggiare perché non ce la faccio, vi appoggio qui che forse non vedrete più niente. No, dai, continuate a vedere qualcosa, se riesco ad aprirla, eccola qui, ce l'ho fatta. Comunque questa qui sarebbe la palette, vi rifaccio vedere la palette, quella che ho preso da Givenchy. E comunque vi stavo dicendo che io il video in questo momento lo devo ancora registrare. Come vi ho anticipato, questo vlog è registrato 8-10 giorni prima che voi lo vediate, e di conseguenza questo è il macello, perché di questi acquisti ne sto ancora aspettando uno e vediamo se mi arriva oppure no, anche perché non so niente di questo pacco, non so se i prodotti siano disponibili o cosa. Comunque vi ho fatto vedere un po' di retroscene dei miei disastri. Adesso mi metto di qua, quando il computer avrà finito questo aggiornamento, e riguardo l'email, riguardo naturalmente se mi dicono qualcosa del pacco. Comunque questa stanza è organizzata così. Vedete, qui è dove registro, lì è dove c'è il computer, di qua, beh, di qua c'è le luci, sono le luci, c'è un po' di macello, lì c'è la finestra perché entri un po' di luce, e questo sarebbe la stanzetta dove creo i contenuti quando non sono in giro. Ritornando sul discorso del meteo, qui questa mattina da qui vi ho fatto vedere che nevicava. Adesso è così, mi sembra che piovigini, però c'è aria fredda, diciamo, se si mette il naso fuori. Comunque questo qui sarebbe attualmente il meteo dopo la nevicata di questa mattina. Dopo aver svuotato una lavatrice, la seconda aspetto di farla per il fatto che ho steso in lavanderia e preferisco che si asciughi qualcosa, così recupero spazio. Allora vi sto mostrando cosa ho intenzione di fare questa sera per cena. Qui ho svuotato questo sacchetto di carciofi trifolati surgelati. Vi devo dire che si sentono che sono surgelati e non sono freschi. Come vi ho fatto vedere, ho preparato delle patatine pelate e lavate, tagliate a pezzettini, e ce le aggiungo. Allora, quando questo sarà cotto, di qua ho intenzione di preparare queste polpettine per questa sera. Volevo un attimino ripassarle nel pane grattugiato, perché così vedo solo che il macinato, così volevo ripassarle senza aggiungerci uovo, ci provo senza aggiungere l'uovo. Se intanto di qua inizia a frigolare questo, abbassiamo il gas, e queste qua volevo ripassarle leggermente sul pane grattugiato e dopo friggerle leggermente. E questo sarebbe il risultato del tutte, sono 8 polpettine reimpanate col pane grattugiato.
questa fogliolina qui di prezzemolo, beh, forse buttandola nella friggitura delle polpettine, però sinceramente preferirei metterci il rosmarino, che mi sembra che dia più profumo all'olio di cottura. E adesso facciamo un po' d'ordine qui. Sapete che io i piatti e le posate li lavo a mano, per cui adesso facciamo questo. Ed ecco che mi sto per preparare perché volevo fare dei pancakes. Avevo voglia di qualcosa con l'uvetta, per cui ho pensato: preparo i pancakes. Se non vanno mangiati questa sera, andranno mangiati domani mattina. Per cui mi sono preparata le uova, l'uvetta, un po' di lievito, la farina, lo zucchero. Mancherebbe il latte, però sto pensando forse di aggiungerci dell'acqua.
le dosi che avete visto durante la ricetta, perché l'ho fatta a caso, non sono stata lì né a pesare né niente, ho fatto proprio ad occhio. Me ne sono uscite 1, 2, 3, 4, 5, perché una è stata mangiata, un po' si sono anche leggermente bruciacchiate, perché diciamo non è che siano la perfezione, però sono anche buone e mangiabili. Oggi super giretti, mi sto facendo questa clip dalla macchina quando ho già quasi fatto tutto. Mi basta andare qui dai cinesi, vedere se hanno l'accendino e di quelli lunghi e poi sono a posto. Sono andata in banca, sono andata a pagare la bolletta, sono passata dal pescivendolo, sono andata al mercato agricolo, sono passata da Calzedonia e poi vi faccio vedere quello che ho preso. E adesso ultima tappa qui dai cinesi. Per fortuna ho trovato parcheggio, perché prima di andare da Calzedonia ho fatto un giro, ma c'era il parcheggio pieno. Allora ho pensato, vado da Calzedonia, torno indietro e vediamo adesso. Non so se sia una mia impressione, però questo giubbotto bianco, sciarpa bianca, mi sembra che mi sbianchi, ma non so se sia un'impressione. Comunque adesso volevo andare qui dai cinesi a vedere di questo accendino lungo. E poi, visto che sono andata dal pescivendolo, ho anche chiesto per la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno. Allora mi ha detto di sì, che c'è in programma un menù, per cui vediamo se facciamo, visto che se eventualmente se è chiuso, che non si può uscire dal comune per il discorso di non uscire nelle festività dal comune, c'è la possibilità di, visto che questo pescivendolo è dentro il comune, per cui in ogni caso riesco a recuperare il pesce. Ok, adesso scendo, vado dai cinesi, metto anche il berrettino, perché come se non bastasse, c'ho anche il berretto bianco. C'ha dei brisluccichi, che adesso non so se li notate, ma comunque adesso vado dai cinesi. Vedo la macchina qui di fianco a me che se sta andando, forse posso parcheggiare un po' meglio io. Partiamo con le speducce di stamattina. Allora, vi ho fatto forse un po' ballare per fare una panoramica. Iniziamo dal pesce. Allora, ho preso su quello che c'era di pronto. C'era il sugo e il baccalà mantecato. Per quanto riguarda Calzedonia, sono andata principalmente per prendere i gambaletti. Questi qui più pesantucci, però con i disegni, adesso non so se si nota, questo qui avrebbe i pua. Forse qui su questo dito si nota che c'è un pua. Poi mi ha dato un misto di quelli che aveva lì, i fiorellini. Poi di qua, cosa mia, se riesco ad entrare con la mano vi faccio vedere le fantasie che mi ha dato. Questa qui dovrebbe essere con i rombi forse. Beh, questa no, non si vede praticamente nulla, ma dovrebbe essere con i rombi. E comunque queste sono, ne ho presa una per fantasia, perché aveva tinta unita o fantasia. Ho preferito fantasia, e anche perché io come adesso li ho addosso, come vedete io li porto un paio di volte, poi faccio il buco qui. Questi qui per esempio sono sempre quelli fantasia, sono con i rombi e ho fatto un po' di scorta. C'è sempre l'offerta prendi 4, il quinto non lo paghi. E poi gli ho chiesto di questi calzini antiscivolo, perché gli altri anni li facevano anche con il pelo dentro. Quest'anno no, non ci sono, per il momento non gli sono ancora arrivati, e mi ha detto che probabilmente neanche arriveranno, perché l'anno scorso a questi tempi già c'erano. Allora ho provato a prenderne uno, però senza il pelo dentro, e vediamo come mi ci trovo. Di qua invece c'è la spesuccia dai cinesi. Allora, come vedete, l'accendino l'ho trovato. Cioè, era l'unico con questa misura. Gli altri erano leggermente più piccoli. Allora, volevo quasi quasi prenderne due.
però poi ho deciso, ne prendo uno solo della misura che mi serve. Poi la prossima volta, sperando che facciano rifornimento di questi più lunghi, ne prendo degli altri. Però prima di arrivare all'accendino, che lo avevo immaginato che fosse vicino alle casse, ho fatto un po' un giro perché ho pensato eventualmente se non trovo l'accendino, qualcosa in mano ho preso. Allora, nel reparto Natale ho preso la punta dell'albero che vi dicevo che non ce l'avevo, e ce n'era questa glitterata che in aggiunta aveva la stellina in cima, poi ce n'era un'altra sempre colorate, argento, rosse, blu, però l'altra era più piccola e non aveva i brillantini e neanche la stellina, per cui ho preso questa che era anche più lunga, diciamo. Ho preso delle candele. Per quelle volte che manca la corrente, che anche qualcosa sarà stato un mese fa che è mancata la corrente per lavori mezza giornata, e ho finito tutte le candele di questo tipo che avevo, per cui ne ho preso 4. Ma visto che sono così di Natale, non costano come quelli semplici, costano qualcosa in più, allora ho preso solo questa confezione, l'accendino, e poi ho preso questi due shampoo. Questo perché mi sto trovando bene. Questo per provarlo come doccia. Adesso svuoto quello che ho preso dal mercato agricolo. Penso che così vediate lo stesso quello che ho preso. Allora, ho preso 10 ceppi, 10 gambe di radicchio tardivo, anche perché quelli della scorsa volta li devo ancora finire. E qui dentro c'è 2 kg di patate normali, 2 cipolle bianche e una rapa, o ne ho presa una sola. Poi hanno iniziato, riniziato, perché già l'altra volta c'era, però avevo dell'altro da mangiare come dolci e non l'ho presa. Questa volta invece sono tornata a prendere, già assaggiate l'anno scorso, però per quest'anno è la prima che prendo, la crostatina fatta con il radicchio rosso di Treviso. Per finire, visto che c'era il banchetto del miele, perché questo banchetto del miele non c'è sempre, c'è una volta al mese, ho avuto la fortuna di andarci oggi che c'era, per cui ho preso un misto di miele. Allora, ho preso 2 alla ciliegia. Questo non è la ciliegia, forse sono questi due. Ecco, questi due sono i 2 alla ciliegia, perché non aveva i vasi grandi di questo alla ciliegia, li aveva piccoli, mentre degli altri li aveva anche più grandi, ma visto che ero partita a prendere i piccoli, ho continuato con i piccoli, perché io alla mattina mi metto poco zucchero sul tè e metto un bel cucchiaio di miele, per cui due cucchiai, sì, uno per me che uno per Davide, per cui fa presto andare finito il miele, e ho fatto un po' di scorta. Allora, poi ho preso uno di tiglio e un altro qui che è più scuro ed è di castagna, e questi qui sarebbero i 4 mieli. Ho provato a mettere la punta qui sull'albero. No, non ne sono molto convinta, a parte il fatto che è alquanto stretta, per cui anche qui, come vedete, l'ho spinta fino a questo punto, però vedete che è molto stretta qui, che si fa un po' fatica ad inserirla. Ma comunque, boh, ho ripensato all'altra, quella più piccola, però avevano la stessa apertura, per cui sono uguali in quel senso. Adesso che ci ho messo la punta, vorrei quasi quasi ritoglierla, che mi piace di più vedere la punta dell'albero senza. Non so se sia una mia idea, però vedete che togliendola così, vedere l'albero così quasi quasi mi piace di più. E alla fine l'ho ritolta. Mi piace di più così vedere la punta dell'albero com'è che aggiungerci questo decoro. Ho speso 2 euro perché l'ho pagata 2 euro. Se trovo qualche altro spunto di dove metterla bene. Altrimenti per il momento preferisco
Preferisco lasciare l'albero così, senza questa punta. Ho anche provato a inserirla su quell'albero, ma visto che c'è la neve, è duro come i rami sono più duri e proprio non c'entra. Potrei metterla lì sopra, sopra questo qui, sopra questa punta qui. Non lo so. Sono appena tornata da un giretto e principalmente sono uscita perché mi sono accorta che stavo finendo le ricariche della stampante, per cui ho deciso di andarle a prendere e poi, visto che c'era, sono passata anche al negozietto qui vicino, quello di alimentari. Ora vi faccio vedere le tre cose che ho preso. Queste due sono le ricariche della stampante. Perché sulla mia stampante ci sono questi colori e due neri. Non ho mai capito il perché che servono due neri. Comunque, queste sono le ricariche della stampante e le ho preso da 1 euro. Mentre il resto è quello che ho preso dal negozietto. Allora, ho preso una bottiglia di Coca Zero, 1,5 etto di mortadella, due formaggini, non so. Beh, sono di questa morbidezza. Uno è di Malga, uno è l'Asiago nero e uno è un formaggino di Malga. Ho voluto provare a prendere i spicchi di pizza, non ne sono ancora convinta che la pizza da asporto sia più buona e continuo a voler assaggiare, ecco, vedo marchi che non ho mai assaggiato, di voler assaggiare qualcosina di questi spicchi. L'unici spicchi che non so questi. Però gli unici spicchi che sono riuscita a mangiare volentieri, anche se erano surgelati, sono quelli che trovo alla Famila, che ha un marchio che tiene questi spicchi. Questi non li conosco, li ho presi. Ho preso le uova. Poi ho preso questa di pasta Zara. In questo negozietto mi è piaciuto il fatto che abbiano diversi formati di pasta piccola per la minestra, per cui ho preso questo formato. L'arancia mediterranea Pompadour come te e i crostini. Visto che nella clip precedente vi avevo fatto vedere che avevo preso il baccalà mantecato e l'idea di metterci qui sopra un cucchiaino di baccalà mantecato mi ha ispirato, per cui li ho presi. Ah, e un'altra cosa, questo l'ho già assaggiato, è una granella ma è fatta con riso soffiato. Non è di quella granella dura, per cui, visto che l'ho vista, l'ho presa. Poi volevo dirvi, non so da voi come sia, però qui come negozio di elettronica grande, diciamo, dove ci sono sia elettrodomestici che computer, un po' di tutto, è l'Unieuro. Però vi devo dire che andare all'Unieuro è un po' un nì, nel senso che quando arrivi sulla porta ti misurano la temperatura e ti chiedono in che reparto devi andare. E per cui bisogna andare in questo negozio avendo già l'idea di cosa si deve fare, perché se tu vuoi entrare in questo negozio solo per farci un giro, per dare un'occhiata se qualcosa potrebbe interessare, ma senza partire con un'idea precisa, credo che neanche lasciano entrare, perché anch'io oggi per la ricarica della stampante mi hanno chiesto cosa cerco nel negozio. E gliel'ho detto perché io ci sono andata proprio per un motivo e mi hanno indicato il reparto dove andare e posto così. Comunque, cioè, è una cosa un po' strana entrare su un negozio che, ok, può esserci la commessa che ti chiede se hai bisogno d'aiuto, ma proprio che ti chiedano cosa cerchi, altrimenti neanche entrare, ti dà un po' di. Comunque, ok, adesso metto via la spesuccia mini, soprattutto quello che va in congelatore, cioè gli spicchi di pizza. Questi sono gli spicchi che vi dicevo che compro, che trovo alla Famila e li trovo accettabili come pizza surgelata. Questi li ho appena presi, ne ho tirato fuori uno e volevo provare ad assaggiarlo per questa sera. Per cui per questa sera pasta in bianco. Che assaggio anche questa qui e provo ad assaggiare questo spicchio di pizzetta.
Siamo ieri sera alla cena, ho fatto, come avete visto, la pasta in bianco. La fotocamera mi ha anche abbandonato, nel senso che si è spenta è finita la batteria, per cui l'ho caricata questa notte e adesso vi faccio l'ultima clip di questo vlog. Ok, se vi chiedete il sugo di pesce che fine ha fatto, lo mangiamo questa sera, per cui questa sera ci sarà una semplice pasta asciutta con il sugo di pesce. Ok, io per questo vlog vi saluto e ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao!